Questo era un salone unico, grande, con una scala a circolo che dava accesso dall'altro lato, e noi l'abbiamo un pochettino riformato alle nostre esigenze, creando delle... Qua accogliamo i nostri ragazzi con le visite mediche, se viene qualche professionista. Questo è un setting di lavoro tête à tête con il ragazzo, che dura massimo 45-50 minuti, dove l'operatore lavora con il ragazzo, c'è tutta una situazione, tutto un strutturato il lavoro, in autonomia il ragazzo prende e viene coordinato da un operatore specializzato, in modo da far acquisire delle abilità che poi dopo vengono trasportate in altre attività. Questa è l'ascensore che noi abbiamo realizzato grazie agli aiuti che ci hanno dato tutto il popolo di Casal di Principe e tutti quelli là della zona, tutte le varie cooperative sociali, e consentirci un pochettino di realizzare i nostri obiettivi. I due terzi e un terzo che stanno nella nostra disponibilità, in effetti. E questa è rimasta ancora così come ce l'ha assegnato Agro Rinasce. Famosa vasca di idromassaggio, qua ci stanno pure, però sta in disuso come vedete. Nel 2009 Consorzio Agro Rinasce con il Comune di Casal di Principe l'ha assegnato a questa associazione, la Forza del Silenzio, per farlo diventare un centro sociale per ragazzi autistici. Diciamo che poi negli ultimi 3 anni da centro man mano siamo cresciuti, abbiamo dato un servizio inizialmente su 6-7 ragazzini autistici, oggi diamo un servizio su almeno 50 ragazzi distribuiti su vari progetti. E invece dall'altra parte di questo muro che cosa abbiamo? Abbiamo gli ex proprietari di questo immobile, la famiglia Schiavone. Che sono ancora qui? Sì, c'è la signora con i ragazzi. Dà innanzitutto un servizio che prima non esisteva sull'autismo. Rispetto a quello che noi abbiamo, siamo tutti i genitori che abbiamo questi ragazzi con problematiche, e lo Stato non era in grado di dare questo servizio, per cui noi ci siamo attrezzati sfruttando al meglio questa struttura. Questo è il piano superiore, questa era la presidenza, e prima originariamente era una cabina armadio. Cioè voi c'avete la presidenza in una cabina armadio? Esatto, l'abbiamo lasciato com'era, perché non penso che ne saremmo stati in grado di mettere una porta migliore di questo. Quindi, allora, dalla famiglia Schiavone che sta a fianco, quando ci siamo insediati nella struttura, abbiamo fatto un discorso io e la signora, e la stessa ha riferito testualmente e ha mantenuto nel tempo questa cosa, che essendo lei un insegnante di sostegno, conosceva la patologia dell'autismo, per lei era un piacere che il bene ormai a loro tolto e non potevano più averlo nella loro disponibilità veniva impiegato per il sociale sui ragazzi autistici, e da parte loro era solo una cosa piacere, non avrebbero dato mai problemi. L'autismo, e sarei qua a parlare fino a domani, è una patologia che è molto, come devo dire, poliedrica, non è statica con ogni ragazzo si manifesta in modo diverso. Fino a qualche tempo fa, parlo di una decina d'anni fa, l'autismo colpiva uno ogni 20.000 nati, oggi le ultime statistiche parlano di uno ogni 160 nati, con una maggiore incidenza nelle zone tipo l'Ilva di Taranto, perché c'era intossicazione da metalli, nella zona nostra perché c'è un'intossicazione, infatti il nostro territorio è martoriato. Io le posso dire che soltanto nel comune di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, iscritti e non che sono... cioè solo quelli iscritti presso la mia associazione sono 24-25 ragazzi, e io so che molti altri, questa è una grossa piaga, hanno la stessa patologia, ma c'è la non accettazione dei genitori, per cui tendono a tenere i figli chiusi in casa e non rendere pubblico questa cosa. Possiamo dire che in determinate aree dove ci stanno più discariche, ci stanno più insulti esterni, la percentuale di autismo che va a incidere in proporzione sui cittadini residenti su quel territorio è ben più alta rispetto ad altre zone tipo dell'Alto Casertano, che sono meno inquinate. Là abbiamo, fino adesso non abbiamo una statistica in percentuale, ma uno, massimo due ragazzi per ogni comune o due comuni, fino ad arrivare nell'Aquila Versano, dove abbiamo una concentrazione di almeno 8-10 ragazzi per comune censiti, ma di fatti, e questo poi ce lo deve confermare l'ASL, una ventina, 25 ragazzi autistici, ma non solo i piccoli,
anche adulti che vengono messi a casa, tenuti a casa, non censiti, non monitorati, perché non li portano a scuola, non li portano nelle attività quotidiane e sociali, per cui vengono nascosti. Poi posso dire che saranno almeno una trentina per ogni comune nella loro versante. Siamo ai confini tra Casapesenna e San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta. Le nostre strade di questi comuni, sia di Casapesenna, sia di Casal di Principe, sia di San Cipriano, sono ancora piene di rifiuti, rifiuti speciali che stanno qui accumulati già da una decina d'anni. E il comune di San Cipriano, che attualmente è commissariato ed è sciolto per infiltrazioni camorristiche, non ha fatto altro che sequestrare l'area con una semplice nastro, quello lì da cantiere, e ha messo dei picchetti. Non crediamo che questa sia una soluzione per un comune, però molte volte ci dicono che non dipende dai comuni, ma bensì dipende da una società regionale che dovrebbe provvedere alla bonifica del territorio agroversano, perché noi comunque facciamo parte di un territorio di interesse nazionale, agroversano Litorale Domizio, proprio per l'emergenza rifiuti. C'è un fenomeno di deposito e poi successivamente questi depositi vengono bruciati. L'apparato immunitario di un ragazzo predisposto all'autismo, avendo quindi insulto esterno, che viene oggi dall'acqua che si lava, domani da quello che respira, dopodomani da quello che si mangia, mettendo assieme tutti questi fattori, perciò di ampio multifattoriale, incidono nella determinazione della patologia. Qui stiamo, mentre a Casapesenna, ci troviamo in un punto periferico, stiamo in una masseria settecentesca. La masseria di una famiglia napoletana, i Pallavicino. Questa masseria, che nell'aia proprio di questa masseria c'è una discarica proprio a cielo aperto, e possiamo vedere c'è di tutto, dal materiale di risulta delle demolizioni ai RAE, oppure ai rifiuti urbani, ai pneumatici e all'amianto. Questo è da poco. Perché poi in effetti come viene curato l'autismo? Se lei va da un neuropsichiatra e dice: buongiorno, mio figlio, ecco, lei mi ha dato la diagnosi di autismo, e adesso che faccio? Non le sanno dire cosa deve fare. L'autismo è una patologia di andamento cronico, e non è che si dà per 6 mesi, dove tu ottieni delle acquisizioni, il ragazzo impara a fare determinate cose, e poi dice: no, ah, ferma, dimentica di tutto perché non ci danno i soldi. Il ragazzo sprofonderebbe in una depressione tale dove tu vai a perdere tutte le acquisizioni, e ci possono stare delle regressioni che si trasformano poi in autolesionismo ed aggressività nei riguardi dei familiari e di quelli che ci stanno attorno. Quindi si crea un'altra volta un vuoto attorno al ragazzo che noi cerchiamo di colmare.